Allora, eccoci qua, rientrati in studio in diretta TV7 Match. Apriamo allora, iniziamo il primo tema della serata, è quello della famiglia, come dicevo prima, della pubblicità al centro del dibattito, anche vivace, piuttosto acceso in questi ultimi giorni per questo appuntamento mondiale che si tiene, o internazionale, diciamo così, che si tiene a Verona la settimana prossima. Dito puntato su questo incontro, come dire, tacciato di voler riportare al Medioevo il rapporto, diciamo così, tra uomo e donna, ma invece noi vogliamo affrontare il tema soprattutto della famiglia. Famiglia, che cos'è oggi la famiglia e dove stiamo andando? Zannini, ecco, io prima dicevo famiglia naturale, famiglia tradizionale, c'è un modo per definire la famiglia oggi? Ma diciamo che sì, la famiglia è quella naturale, fondata sul matrimonio, così come è definita dall'articolo 29 della Costituzione. Diciamo che la famiglia naturale è l'unico ambiente, lo chiamerei così, così propriamente, dove effettivamente dei bambini, un figlio, trova praticamente la, come dire, protezione. Un figlio comunque nasce da una mamma, da un papà. Questo è un dato che non è, diciamo, opinabile, lo dice la biologia, lo dice la scienza, cioè è la cosa più naturale, è naturale proprio. Ecco, per cui è vero che in questa epoca storica ci sono dei cambiamenti in atto che talvolta ideologici anche, certamente qualsiasi cosa che può essere costruita sopra, diciamo, in maniera artificiosa, non andrà mai a intaccare quella che è l'essenza della famiglia naturale. Perché comunque per avere dei bambini ci vuole una mamma e un papà, nonostante adesso magari ci possano essere tutta un'altra serie di situazioni, l'origine, la cellula fondamentale della società rimane sempre quella che è la famiglia naturale. Questo è un dato che non possiamo farci nulla, è così, non è Certo, medievale, ecco. certo. Ma Francesca Gislon, quando parliamo di famiglia, oggi parliamo anche di famiglie, come dire, anche di altro tipo, no? Beh, io questa sera non entro nel merito né del convegno che ci sarà, convegno, congresso, non abbiamo ancora ben capito e non abbiamo ben definite competenze, interventi, non ci sono neanche titoli, quindi non entro nel merito di questo. Io comincio con la storia, anche in omaggio al nostro ospite, perché allora quando sono successi i moti di Milano, 1898, in Italia il codice civile era quello del 1865. Il codice civile vigente era un codice che prevedeva l'assoluta potestà del marito nei confronti della moglie, nel senso che la moglie praticamente non poteva fare nulla che non fosse decisa dal marito, non poteva neanche gestire i suoi beni personali provenienti dalla dote perché venivano gestiti dal marito, non aveva potere sui figli, questa era la condizione della donna. Voi sapete meglio di me, perché poi la passione storica è conosciuta, che il voto è arrivato per le donne nel 45 e poi nel 46, sappiamo che comunque poi ci sono state delle evoluzioni, siamo arrivati al codice civile del 42, dove però anche il codice civile del 42 conservava una visione di potestà del marito nei confronti della moglie, dei figli e quant'altro, però poi il mondo è andato avanti. Perché la riforma del diritto di famiglia del 1975, la svolta, diciamo, epocale per quanto riguarda la mia materia, poi ne sono seguite altre, è una svolta, che è avvenuta, a seguito di mutamenti profondi della società e, nei testi giuridici dottrinali viene definita una spinta dal basso, nel senso che c'è stato un adeguamento del legislatore e dei magistrati, poi perché i magistrati sono quelli che si trovano a fare i conti con la realtà che viene portata davanti ai tribunali ancora prima che il legislatore percepisca delle modifiche di legge, e la modifica del diritto di famiglia ha tenuto conto di una società che cambiava. Fra l'altro i sociologi dicono che noi abbiamo avuto un'accelerazione nell'arco di 30 anni, quando negli altri paesi si è diluita nell'arco di 100, quindi noi italiani siamo sempre Come diciamo molto che lì in all'estero la corsa. transizione è stata più Esatto, più lenta. lenta. Quindi con la riforma del diritto di famiglia, che fra l'altro, sottolineo,
è successiva all'approvazione della legge sul divorzio, quindi anche lì c'era già stato un altro tassello che gli italiani forse mai avrebbero immaginato, perché quella è stata fatta dal Parlamento con vari rimpalli eccetera. Quindi arriva questa riforma del diritto di famiglia che dice cosa? Che dice che marito e moglie sono pari nella gestione della famiglia, sono pari nella gestione dei figli, mantiene ancora però delle differenze importanti, e cioè quelle dei figli naturali e dei figli legittimi e dei figli legittimati, ok? Questo codice così fa, questa riforma del diritto di famiglia però apre le porte a una visione diversa anche all'interno della famiglia, che è formata non solo dai figli ma anche dai due attori, cioè in questo caso i coniugi. Successivamente, poi abbiamo avuto il referendum sul divorzio, quindi questo referendum abrogativo, la prima volta che abbiamo un referendum abrogativo in Italia, e di lì un po' alla volta si sono succedute delle altre leggi, chiamiamole speciali, nel senso che disciplinavano singole questioni, quella è la prima, che è stata quella sulle adozioni, poi sono subentrate quella sull'anagrafe, perché è stata tolta l'indicazione di paternità e maternità per evitare l'indicazione della, e via via ci siamo adeguati a mutamenti che si rilevano prima dalla società che non nella volontà del legislatore. Fino adesso, senza tediare oltre, ma arriviamo ai giorni nostri, e quindi sostanzialmente alla domanda che cosa sia la famiglia. Allora, a me piace pensare che la famiglia, indipendentemente poi da come uno la veda, se la vede solo formata da un marito e una moglie o anche in altre forme, è il luogo degli affetti. E la famiglia è non soltanto il luogo degli affetti, ma è il luogo dove ci sono delle tensioni che la legge poi cerca di incanalare in altro modo. Stringendo adesso, se io devo guardare la legge, di questo voglio parlare stasera, io ho il matrimonio, l'unione civile e una codificazione della convivenza di fatto, che convenzioni di fatto c'erano anche prima, ma adesso sono codificate. Normate, certo. Ecco, lei ha fatto una ricostruzione correttissima di quella che è stata l'evoluzione anche appunto legislativa della famiglia. Noi abbiamo preparato un servizio, siamo partiti un pochino più indietro, e abbiamo cercato di, come dire, raccontare un po' come si è evoluta la famiglia nel tempo. Vediamo. Nella storia dell'uomo il nucleo familiare è sempre esistito, punto di aggregazione e di riferimento della società, era la pietra essenziale per ogni comunità. A seconda dei tempi, delle condizioni economiche, delle tradizioni e delle influenze religiose, i nuclei familiari si sono strutturati diversamente nelle varie epoche. Nell'Europa occidentale si consoliderà la monogamia, mentre nell'estremo oriente la famiglia poligamica. La figura femminile, pur essendo sottomessa al potere del marito, in Occidente finisce con l'emergere e acquisire quel potere che nei paesi poligamici non riuscirà mai ad avere. Dalle grandi alle piccole famiglie, a quelle consacrate dalle corone, il potere si tramandava al figlio maschio primogenito, che aveva l'incombenza di tenere unito il nucleo familiare affinché la dinastia non si interrompesse. È il caso di Enrico VIII e delle sue sei mogli alla ricerca del figlio maschio, o di Eleonora d'Aquitania, due volte regina, prima con Luigi VII re di Francia, un matrimonio che finisce senza re di maschi, e poi regina d'Inghilterra al fianco di Enrico II, al quale darà cinque maschi e tre femmine. All'inizio del secolo scorso era vigente in tutto l'Occidente la famiglia estesa, quella allargata ai fratelli e alle sorelle del padre, ai cugini, ai nonni che coabitavano nelle zone rurali e dove il padre esercitava un ruolo di potere decidendo il lavoro da attribuire all'uno o all'altro. Una famiglia patriarcale strettamente collegata alla terra e al territorio da difendere o coltivare, la sua ampiezza era sinonimo di potere e di forza. Dall'altra parte, un esempio di famiglia matriarcale era quella mongola, con la matriarca del clan che si occupava degli affari sociali, economici e della casa ed era l'amministratrice di tutti i possedimenti. Ma è con la società industriale che un'organizzazione familiare cambia volto. Lo sviluppo urbano, il lavoro retribuito dell'uomo e l'esperimento lavorativo retribuito della donna determina l'emancipazione femminile. Si passa dalla famiglia riproduttiva a quella consumistica, coppie sempre più impegnate nel lavoro, in attività competitive, nella ricerca di una tranquillità economica, di una crescita del potere d'acquisto, nell'illusione di una realizzazione personale appagante. Se a questo si
aggiunge una sempre più diffusa attenzione al proprio personale benessere, l'idea che la famiglia prima ed i figli poi siano fonte di problemi economici allontana sempre di più da questa scelta. Così oggi ci troviamo di fronte a una società con una famiglia in continua mutazione, sempre meno propensa alla procreazione e sempre più incline alla separazione. Le unioni sono diventate le più disperate, dal matrimonio alle convivenze, dalle coppie di fatto alle unioni civili, e dove anche i ruoli interni della coppia, maschili e femminili, sono venuti meno. Beh, ecco, insomma, un excursus che diciamo anche affronta la questione da un punto di vista sociale, Miotti, no? Anche la questione economica è una questione importante, il consumismo, quindi questa società che corre sempre più veloce, sempre alla ricerca, come dire, no? Come si diceva, anche del potere d'acquisto, quindi della gratificazione. Certo. Sì, in tante famiglie che noi accostiamo nell'attività, no, di aiuto, diventa l'aspetto economico diventa un aspetto determinante. Dicono: noi dobbiamo lavorare in due, altrimenti non ce la facciamo. E questo ha cambiato anche l'assetto poi della famiglia, di chi si prende cura dei figli, ma anche i ruoli. Il fatto che ci sono a volte delle donne che guadagnano più dei mariti, e questo crea degli equilibri di potere diversi. Ho presente un imprenditore che ho visto in questi giorni, che è stato messo al palo dalla moglie, ha detto: adesso porto avanti io la ditta, no? E questo non ha più un ruolo, cioè, non so più chi sono, no? Ecco, per esempio. Beh, certo, questo dal punto di vista maschile sicuramente è un cambiamento radicale. Sì, sì. E anche specialmente nel nostro Veneto l'uomo che lavora è ancora una connotazione importante anche rispetto ai rapporti in famiglia, cioè una donna che rimane senza lavoro è un conto, un uomo che rimane senza lavoro è un altro. Certo. Certo, Zanini, per voi la famiglia è il marito che deve lavorare, oppure diciamo... Che deve procacciare il cibo? No, in realtà non è proprio vero. La famiglia, partiamo dal punto di vista del bambino. Allora, è il figlio che ha la necessità di avere una mamma e un papà. Allora, è vero che nel corso del tempo c'è stata un'evoluzione, sicuramente adesso possiamo dire che in qualche maniera si è raggiunta una parità tra l'uomo e la donna, nel senso che adesso la donna, se vuole, è libera di anche andare a lavorare all'esterno della propria famiglia. Perché dico all'esterno? Perché comunque la mamma, la donna mamma, lavora anche all'interno della casa. Questo è una cosa naturale, nel senso, lo si vede. Noi diciamo sempre che quando si parla di lavoro per una donna che appunto magari è avviata in carriera, come può essere una libera professionista, può essere una dipendente, ed è mamma, è una donna che lavora il doppio, perché lavora a casa e lavora anche fuori. Ma questo non perché il marito non dà una mano a casa, attenzione, perché non è che facciamo questo distinguo, ci sono dei mariti che danno una mano alle mogli, personalmente lo faccio anch'io, lo ritengo giusto farlo, voglio dire. Abbiamo due ruoli che sono completamente diversi, ecco. Cioè, abbiamo due modi di pensare che sono diversi tra marito e moglie. Siamo biologicamente diversi, siamo complementari, quindi è importante che ci siano entrambe le figure, soprattutto nel momento in cui si parla appunto dei bambini, ecco, perché comunque i figli hanno bisogno di entrambe queste figure. Il lavoro, noi in questo momento qua, come popolo della famiglia, lo dico perché dobbiamo fare anche una valutazione di questo genere, i dati Istat, parlando proprio dei figli, ci stanno dicendo in maniera brutale che dal 2008 ad adesso ne abbiamo persi, diciamo, in mancate nascite almeno 120.000 unità, e sta andando sempre peggio, cioè noi siamo praticamente un popolo che non fa più figli. E questo è un grosso problema, quindi cerchiamo, noi del popolo della famiglia, nel nostro piccolo, cerchiamo comunque di guardare avanti nella storia, non solamente in questo momento qua, perché potremmo parlare di asili, potremmo parlare di sussidi alle famiglie, però se le famiglie non fanno più figli, fra 10 anni che cosa avremo? Quindi abbiamo deciso di partire nel nostro piccolo con una iniziativa che chiamiamo reddito di maternità, dove la donna che diventa madre può decidere se lavorare all'interno della propria famiglia oppure se continuare a lavorare magari presso un datore di lavoro o come libero professionista esterno, insomma quello che decide. Abbiamo ritenuto di fare questa cosa perché siamo in una situazione di emergenza, dobbiamo incentivare le nascite,
come prima è stato detto giustamente, se manca la liquidità in qualche maniera, i giovani fanno fatica a buttarsi in quella che è la meravigliosa esperienza di essere papà e mamma, perché ovviamente purtroppo bisogna mangiare in qualche maniera, quindi le spese bisogna averle, cioè una casa costa, le bollette costano, i servizi, il pane, voglio dire, tutte quelle cose che servono per la vita di ogni giorno comunque sono necessarie, e per farvi fronte servono soldi. Quindi noi abbiamo ritenuto, con questa iniziativa, con questa proposta di legge di iniziativa popolare, che, per la quale stiamo raccogliendo firme su tutto il territorio italiano, la raccolta di firme è ancora in atto, chi vuole può anche andare a firmare per sostenerci, e in pratica lo può fare recandosi presso i vari comuni in Italia, dove sono depositati appunto dei moduli appositi che abbiamo messo a disposizione della popolazione. Questo, con cosa vogliamo ottenere con questo risultato? Parificare il ruolo della mamma in casa a quello di una lavoratrice, cosa che non è mai successa nel corso della storia. Quindi più di essere una pari opportunità questa, sinceramente non saprei. Certo, Francesca Gislon, come valuta questa proposta, diciamo così, o comunque questo rivalutare il ruolo, perché ricordiamo che la donna appunto prima dell'emancipazione, quando c'era la casalinga, restava in casa, adesso ad esempio questa potrebbe essere una... Io penso che la questione prima di tutto sia una questione culturale. Se una donna può stare in casa, può andare a lavorare fuori, ma se non c'è una cultura di pari opportunità e di parità di genere, non si arriva da nessuna parte. Penso anche che, volenti o nolenti, dobbiamo prendere atto che la società è cambiata, che le esigenze sono cambiate, che le persone sono cambiate, che le famiglie hanno i bambini, ma ci sono molte famiglie che non hanno bambini, che ci sono molte persone da sole, cioè che è proprio cambiata la tipologia che abbiamo davanti di forme sociali del vivere. Quindi sull'emancipazione delle donne, che passa attraverso la maternità e la possibilità di gestire il figlio a casa, io avrei abbastanza da disquisire. Sul fatto che la dignità del lavoro casalingo meriti appunto di essere considerata è da sempre pacifico. Diciamo che la forma più alta di democrazia, per me, non credo solo per me, è quella di consentire anche agli altri di fare delle cose che noi non pensiamo magari siano le migliori per arrivare a un obiettivo. Quindi il fatto che si moltiplichino i diritti non è detto che necessariamente sia un detrarne ad altri. Quindi noi adesso abbiamo delle forme diverse di famiglia, intesa come aggregazione di affetti, e accanto a queste delle esigenze di altri intendimenti di famiglia, tra cui il reddito di maternità, che penso che possa avere sia anche una bella idea, ma comunque per me non è soltanto il riconoscimento economico quello che cambia i meccanismi, ma è il riconoscimento, il lavoro culturale che va fatto. Il discorso del sentirsi squalificato come uomo perché magari la persona che si è in fianco guadagna di più, cioè secondo me ha una radice ben più profonda del mero dato numerico della busta paga di fine mese. I numeri che vediamo di violenza sulle donne partono da una difficoltà culturale, perché ci sono stati adesso tu sei più qualificato di me, ma dei progressi. Il diritto che cosa fa? Cerca di normare dei fenomeni nuovi. Prende atto che ci sono, perché ci sono, hanno dei numeri anche impressionanti, se vogliamo, e quindi cerca di dare delle regole. Certo. Com'è cambiata la società? Beh, qui è più adatto lui a spiegarci com'è cambiata la società, perché io la vedo sempre nella patologia del conflitto, più o meno, però sì, forse lui ce la può spiegare di più. Secondo, poi domandiamo anche lui, lei come vede il cambiamento, ha citato lei il cambiamento di questa società? Sì, ma è innegabile che lo sia, perché il semplice fatto che noi abbiamo molti più strumenti di comunicazione, ma poi le famiglie al loro interno siano sempre più isolate, per cui si parlava di meno quando si aveva una televisione sola, mentre adesso anche la comunicazione intrafamiliare è difficile. Il fatto che comunque spesso le famiglie, che siano
tradizionali, che poi io lo metto tra virgolette, non so cosa sia ben tradizionale, o che siano unioni civili o convivenze di fatto, comunque spesso gestiscono da sole delle situazioni, perché vengono meno le reti familiari allargate, cioè i nonni, gli zii, i cugini, cioè quelle bellissime famiglie che abbiamo visto nelle fotografie del secolo scorso. Va bene? Sì, ma quindi se... cambia, e questo cambiamento è un cambiamento che però non ci trova preparati ad inseguirlo con delle forme. Cambia perché alla fine sentiamo appunto dire giustamente il lavoro in casa, il recupero del ruolo, ma il lavoro in casa, cioè io penso che nessuna donna senta il lavoro in casa come sminuente, anzi forse lo sente come un momento in cui si appropria anche della sua famiglia. Il problema è che le donne devono sentirsi pienamente parificate ai maschi, e i maschi non si devono sentire in difficoltà di fronte alle donne. È questo il percorso culturale, è qui che dove io vedo il cambiamento. C'è stata un'accelerata in avanti a cui non è corrisposta un accompagnamento, sbaglio questo? Assolutamente sì. Sì, c'è, cioè, non pensa che una donna... questo? Sì. Io ho visto in varie occasioni che le donne, a dire io sono, lavoro in famiglia, faccio... ci vergognano. Ma io guardi, forse frequentiamo donne diverse, io non ho mai visto donne che si vergognano di lavorare in famiglia. No, questo nella mia esperienza non è capitato. Una delle reazioni. Io ho visto è donne che consumate sentono... dal lavorare in famiglia fuori sì, casa, questo sì. Ma per esempio che non si inseriscono nella società come invece quelle donne che lavorano, sono molto isolate rispetto alla società. Ecco, se lei mi può confortare in questo senso, poi proseguiamo. Sì, le donne che hanno una professione, che sono inserite in un contesto lavorativo, hanno anche un aspetto di inserimento sociale maggiore, anche una soddisfazione in questo senso. Pensiamo alle ragazze d'oggi, non pensano, no, di farsi la dote, di prepararsi alla maternità, pensano di andare a fare esperienze all'estero, e giustamente uno... Io poi tante volte quando mi trovo con donne di 40-45 anni, dico adesso vorrei fare un figlio, e dico perché non ti sei preparata prima? È chiaro che purtroppo o per fortuna è la donna che fa i figli, e quindi è come se noi dovessimo anche vedere che ci sono anche altri elementi di realizzazione. Ci abbiamo fatto delle stime che il 99% delle donne vuole diventare madre ad un certo punto della vita, no? Allora è vero, da una parte che si realizza a livello sociale, però poi c'è qualcosa che va a tradire se stessa se non fa Sì, ma questa società sì. È in grado di accettare la donna che lavora? Non, la domanda non è tanto se è parità tra donna e uomo, sì, quanto se questa organizzazione sociale, che prevalentemente è stata organizzata dall'uomo, è a misura di donna. Questo, se vale, glielo prego, rispondo subito io. Sì, ecco. Non è a misura di donna. Allora, le donne gestiscono tra virgolette potere, nel senso che possono esprimere la loro e quindi dare un contributo da neanche 100 anni. L'uomo dai tempi dei tempi. Spesso le donne hanno dovuto imparare imitando e poi correggendo il tiro. E per esempio una delle cose che io desidererei di più è avere delle città veramente a misura di donna, perché una città che è a misura di una donna è a misura per tutti quanti. Perché? Perché appunto una donna spesso concilia varie, il tempo della famiglia, il tempo del lavoro, il tempo dell'accudimento dell'anziano, certo. Ci sono una serie di apertura. Io credo che spesso le donne non facciano delle scelte così consapevoli su quando fare figli, non fare figli, sposarsi. Penso che alla fine le donne siano anche, come posso dire, costrette da quella che è la situazione. Trascinate dalla società. Sì, ma credo anche che sia legittimo che una donna decida di non avere desiderio di maternità e che poi le venga e che poi le passi, così come un maschio può avere un desiderio di paternità, le viene, le passi. E non credo che la crisi della famiglia tradizionale, non tradizionale, sia depositata nelle donne. Io credo che ci sia una crisi di ruoli a monte,
e una difficoltà di fiducia, di responsabilità spesso in entrambi i sessi, non c'è una prerogativa. Il carico poi fatalmente ricade maggiormente sulle donne, però è difficile anche fare proprio delle spartizioni nette. Perché no, se io penso anche a quello che vedo nel mio lavoro, no, restiamo se questa società, esatto, è a misura di donna. Esatto, su questa società, allora la mia risposta netta, no. Ecco, appunto, allora perché non è a misura di donna? Perché è a misura, mi consenta, che è a misura di uomo? Perché la società l'ha costituita l'uomo a sua immagine e somiglianza. La donna si è inserita molto tardi, come diceva giustamente lei, e quindi è spiazzata. Allora, possiamo pretendere da una donna, perché dobbiamo fare un passo indietro, non solo della famiglia, come era la famiglia una volta, ma come è biologicamente l'uomo e la donna. Perché la donna ha un tempo di procreazione e l'uomo ha un suo tempo di lavoro e di... Le due funzioni in una società, diciamo, normale, non questa di adesso che è alterata in tutti i sensi, ma una società di 100 anni fa, lasciamo stare poi che quella donna veniva vessata di più o di meno, ma aveva una sua funzione procreativa che era funzionale alla società stessa e al mantenimento di tutto quella che era la struttura sociale, e tutti e due, maschio e femmina, concorrevano in questo senso. La donna, con la prima guerra mondiale, gli è stata data la possibilità di lavorare, che fenomeno che prima non era mai venuto in questa forma esagerata. Certo. E quando dopo la prima guerra mondiale i soldati tornavano a casa dal fronte, si trovavano spiazzati perché a occupare i posti di lavoro erano le donne e, guarda caso, costavano pure meno. E da lì che è partito poi l'idea di fare lavorare la donna. E quando Mussolini cercò di normalizzare il rapporto uomo-donna, si pentì immediatamente e cancellò tutto, perché l'aumento della popolazione si era invertito. Si rese conto che se la donna andava a lavorare non era più procreativa, è un dato di fatto, una statistica che ha fatto. E allora ha detto le donne devono procreare e gli uomini devono lavorare, e ha diviso le due mansioni. Questa poi si è rinvertita dopo la seconda guerra mondiale, quando le donne effettivamente hanno preteso giustamente di poter inserirsi nella società. Allora la funzione dell'uomo veniva meno, ma venivano inseriti in una società che era troppo mascolinizzata, e oggi la donna si sta castrando perché si assume la figura e la funzione dell'uomo. Quindi non è che stimolo può avere? Se aver figli vuol dire uscire dalla società e non essere più inserita, ed essere esclusa dalla società fin tanto che hai figli. Seconda cosa, non c'è nessuno stimolo a dire tu sei brava perché sei madre di famiglia, sei un dio perché allevi i bambini e li porti a scuola, perché gli insegni e tutto il resto. No. Come funziona questa società? Devo trovare la babysitter, lavoro per pagare la babysitter. Se non ho la babysitter o se mi manca quel giorno, li metto davanti a un televisore e il televisore fa disastri. Cioè non c'è connessione tra un bambino che cresce, che ha bisogno di misurarsi con la realtà, e un televisore che gli inietta nella testa tutte le stupidaggini che può fare un televisore 2-3 ore al giorno. Abbiamo delle sovra, diciamo, alimentazioni di pulsioni televisive nei bambini, e questa è una cosa assurda. Allora, non è il caso che la società prenda seriamente, visto che si sta estinguendo, noi abbiamo una velocità di invecchiamento della società italiana che è mostruosa. Un nostro ospite ha detto: ma non ci sono problemi, ci sono i migranti, per cui cambieremo, ma basta andare in un supermercato per sentire quando la gente parla da dove viene, quanti ce ne sono, che è una cosa normale. Però caspita, perché non diamo dignità alle donne per la funzione che hanno?
Ecco, vorrei sapere da no, lei. Io lo scusi, però devo intervenire un attimo perché francamente non condivido una parola di quello che ha detto e devo riportare un attimo dal mio punto di vista un po' di ordine. Allora, le battaglie che hanno fatto le donne, e che non sono battaglie solo per le donne, cioè vanno nella tendenza di far sì che abbiano il loro posto, la loro misura, e che anche i posti dove viviamo siano dei posti per noi. Di essere relegate a dire voi state bene a fare i figli perché sennò ci estinguiamo, non credo fosse il senso del suo discorso, non ho detto questo, no. Ma dare dignità alla maternità sì, perché l'abbiamo persa. Sì, ma guardi che noi donne non togliamo nessuna dignità alla maternità, cioè nel senso è la società. Sì, ma voglio dire, allora sono i maschi che tolgono dignità. Sì. Allora, sto dicendo che è una società maschilista a cui la donna si deve difendere. Si difenda lei? Sì, ma io mi difendo perché le dico che non so se la società è così maschilista o se nella società ci sia proprio il rifiuto di prendere coscienza di alcune debolezze, perché ci sono dei ruoli talmente radicalizzati all'interno della contrapposizione dei sessi che fa sì che anche dove si potrebbe cercare delle strade non si cercano. Io di una cosa sono certa, che le donne si realizzano in diversi modi. La maternità senz'altro è uno di questi, non è solo uno di questi, e credo che non sia neanche rispettoso pensare che sia l'unico, perché ci sono anche molte donne che vorrebbero realizzarsi nella maternità e non lo possono fare. Quindi questi argomenti, quando li generalizziamo, sono sempre molto delicati, e quindi, come io rispetto che ci siano persone che possono pensare diversamente, il senso del mio ragionamento è: ognuno di noi ha diritto di avere dei suoi pensieri. Però in un paese democratico bisogna anche garantire ad altri che la pensano diversamente, in modo lecito, di vivere serenamente. Per cui io credo che il mondo che ci si presenta davanti sia un mondo dove, con gli strumenti che abbiamo, tutti stiamo cercando di dare un contributo, alle donne in prima battuta. E per quanto riguarda la mia professione, il legislatore, i magistrati e gli operatori del diritto cercano poi di supportare laddove, quando non c'è normativa, c'è caos. Scusami se ti ho fermato. Certo. Ma io sono d'accordo che la maternità dovrebbe essere un fatto normale anche per una donna che lavora. Per esempio, io sarei favorevole che ci fossero i bambini anche nel luogo di lavoro, cioè la donna non dovrebbe dover stare a casa per fare dei figli. E soprattutto, almeno quando il bambino deve stare con la mamma, ma che la mamma possa anche poter continuare una carriera. Allora, sicuramente ci sono degli atteggiamenti, ma questo è risaputo, dove si ostacola la maternità in ogni modo. Allora, e questo è sicuramente maschilista come atteggiamento, no? dove effettivamente si discrimina la donna in età fertile e quindi. E questo diventa assolutamente un problema, quindi è un aspetto della società. Io credo che ci sia poi prima dicevate è cambiata la società. Per me uno degli aspetti è l'individualismo, cioè dove si cerca la realizzazione individuale. Io devo esprimere me stesso. Noi psicologi abbiamo insegnato una cosa che forse non è vera, che bisogna star bene con sé. Allora, io sto bene veramente quando sto bene con gli altri. Chiaro che devo star bene con me stesso, ma a volte viene interpretato io basto a me stesso. E qui abbiamo esasperato l'individualismo. Io credo che dobbiamo fare autocritica anche come categoria, no? Che abbiamo passato questo discorso. Io poi vedo delle persone che stanno bene con loro stesse, ma sono sole. Allora, se sono sole, sono veramente felici? Ecco, forse dovremmo cambiare anche i messaggi che noi diamo. Certo, anche sì, però no. Scusate, io sono sempre dalla parte della donna, anche se non sembra. Io vado in un supermercato di domenica e conosco, qui abbiamo vicino, abbiamo il Brico, mi conoscono da anni, conosco le persone e a volte conversiamo insieme, e sono donne sposate con bambini.
è giusto che abbiano il turno di riposo il mercoledì, quando il marito ha lavorato da un'altra parte e i figli sono a scuola? Cioè, questa è la società maschilista. Questo è il profitto che si mangia le famiglie. Allora, o cambiamo, è inutile che ci parliamo addosso di cultura. Non esiste cultura, esiste la sopraffazione. Perché due persone devono lavorare? Quando una volta c'era il maschio che lavorava e in qualche maniera manteneva la famiglia. Adesso è impossibile pensare che uno stipendio riesca a mantenere la famiglia con un figlio, massimo due. No, devono lavorare tutti e due. Avete capito come sta andando l'economia? Non sto parlando di donne, è una società ossessivamente predatoria nei confronti delle persone, perché io capisco, lavora anche la donna, allora abbiamo qualcosa di più, possiamo tenere un figlio di più, due figli di più perché abbiamo più soldi, e non ridursi a dire potremmo fare un altro figlio, perché quanto costa mantenere un figlio? La fine del mondo? In Italia è una cosa assurda. Il pannolino, se andate in Svizzera, costa metà. Perché? È questo che mi domando. È giusto che non ci sia, che il latte, diciamo, se non riesce a dare il latte materno, il latte condensato deve costare 30-40% più che in Germania, in Svizzera o in Francia. In Italia aiutiamo la maternità in questo caso? No, pensiamo i genitori a correre dietro ad avere un figlio, forse due se ce la facciamo, tre è follia, non esiste. Allora, se non riusciamo a capire che la società così come è organizzata è contro qualsiasi principio biologico, noi siamo degli esseri biologicamente costruiti, dopodiché ci siamo inventati una società e anche la democrazia, con tutti i punti di domanda, perché questa non è democrazia, questa è esasperazione, al punto tale che adesso non c'è nemmeno più lavoro, perché arrivano i cinesi? Perché in Cina la vessazione delle persone, essendo uno stato comunista, è totale, quindi possono vessare le persone, donne e uomini che siano, 13 ore al giorno, poi portano il prodotto qua, si faranno loro tre porti, quindi ci esproprieranno anche di tre centri importanti, perché noi dobbiamo fare il tunnel che passa attraverso nella TAV, no? Quello è importante, tra 20 anni funzionerà. Abbiamo dei porti che sono importanti, che creerebbero enorme ricchezza. Andiamo a domandare ai cinesi che ci vengono a fare i porti. Non so se mi spiego. Allora, questa, la donna in questa società non può avere le sue funzioni naturali. È questo che è il motivo della trasmissione. Possiamo dare la possibilità, la dignità alla donna di avere tranquillamente dei figli, a levarseli, perché il resto della società la mantiene, ma non la mantiene perché gli regala qualcosa, perché ha il diritto, perché lei fa un lavoro migliore dell'ingegnere che ha fatto il ponte di Genova, o fa un lavoro migliore di qualsiasi altro chirurgo, perché questa è la società, sono i bambini la società, non sono i vecchi. I vecchi va bene che vadano avanti finché possono, ma se non pensiamo ai giovani, come possiamo immaginare la società del futuro? E siamo qua a discutere. Lei cosa ne pensa? Dico che probabilmente questo calo demografico che vediamo, che sono questi dati che sono proprio davanti a tutti, probabilmente dovrebbe farci ragionare su come sta andando la nostra società. Cioè, io condivido pienamente sul fatto che la donna possa realizzarsi nell'attività professionale esterna a quella che è la propria famiglia. Bisogna fare, secondo me, anche un bilanciamento però su quelle che sono le proprie caratteristiche fisiche, biologiche anche. Come è stato detto prima, appunto, c'è un periodo di fertilità anche della donna, quindi nel momento in cui finisce la scuola, nel momento in cui si laurea magari tutto, cioè gli anni vanno comunque avanti. Questo non è un dato che possiamo decidere noi come società, cioè questo è un dato di fatto, noi siamo fatti così, accettiamoci per quello che siamo. Allora, il fatto di poter avere dei figli, è chiaro che più si posticipa questa età
e più ci saranno difficoltà e meno ce ne saranno. Ma questo non è perché lo decidono gli uomini o lo decide la donna stessa, è perché lo fa proprio la natura, lo fa la natura stessa. Man mano che si raggiunge una certa età, la possibilità di avere gravidanza si riduce per forza di cose, possono aumentare il rischio di aborto, ci sono tutta un'altra serie di questioni mediche, ovviamente non le affronto perché non sono assolutamente titolato per fare una cosa del genere, però sono cose che sono davanti agli occhi di tutti, per cui quello che è un invito che mi farei è quello di cercare veramente di lavorare per creare una società dove effettivamente la donna possa realizzarsi sia a livello professionale, ma che le venga data la possibilità anche di valorizzarsi per quello che è essere donna. È l'unica componente, diciamo, della famiglia naturale che è in grado di avere dei bambini, perché questo sì, ma, cioè, bisogna cercare proprio un equilibrio, ecco, secondo me, su questa cosa. Sì, ma allora venga appunto la donna che si realizzi appunto nell'attività professionale. Certo, ma allora tornando al taglio che ha dato adesso. Il nostro paese ha delle leggi importanti che dovrebbero servire per tutelare le donne in modo tale che quando hanno una maternità possano tranquillamente averla e quando hanno dei bambini poi possano averla e così via, insomma, che tutela questa funzione, per lo più frutto anche di battaglie e conquiste che sono durate e non sono costate poco. Il problema è che questo paese è un paese che non soltanto in questo settore ma in molti altri non investe risorse, quelle che ha le riduce, per cui per esempio una maternità ad un'azienda spesso comporta dei costi che non sono soltanto il pagare i contributi e lo stipendio, il TFR, accantonare per quella dipendente, ma prendere una sostituta e può mettere in crisi, a fronte di un diritto sacrosanto di una donna di rimanere a casa mentre aspetta, quando ce l'ha, e per il tempo successivo. E anche questo bisogno sociale alla fine viene scaricato sul privato o sul pubblico, insomma sull'azienda che lo subisce. Poi anche il discorso degli asili, anche il discorso delle risorse, quando appunto io dico culturale, io penso alla cultura degli asili nido, penso alla cultura degli asili all'interno dei posti di lavoro, penso a tanti altri stati dove chi ha dei figli viene agevolato in tanti modi per il periodo in cui comunque insomma poi riesce a ricominciare da solo, va bene? E questa è la politica per fare in modo che gli uomini, le famiglie, insomma, chi ha dei figli possa tranquillamente gestirli. Ma le leggi ci sono, non è che non ne abbiamo leggi, forse l'unica cosa che non manca a questo paese sono le leggi, perché ne abbiamo a dismisura. 55.000 quindi ne abbiamo a dismisura. Avevamo avuto anche il ministro che doveva snellircele. 3.000 inglesi, ecco. 3.000 leggi cui, in Inghilterra. Per questo quando si parla di Stato sociale, cioè della parte sociale dello Stato, queste politiche rientrano. Il discorso delle grandi distribuzioni, ma anche delle piccole ormai, perché sono obbligate a tenere aperto anche loro, perché certo, altrimenti per un discorso di concorrenza non ce la possono fare. Si trainano uno con l'altro. Certo, perché sennò diventa che penalizza sia le donne che gli uomini, perché penalizza comunque persone che non riescono ad avere dei momenti e delle pause. Ma è difficile che uno da solo possa sminare questo meccanismo, capito? Perché certo, ci vuole comunque una cultura fatta tutta insieme. Ecco, però posso intervenire sull'ultima cosa? Dal punto di vista, sono d'accordo con questo discorso qua, però attenzione, non dimentichiamoci mai che il punto di partenza non è quello dell'uomo o della donna, ma è quello del bambino. Allora, è un dato di fatto che un bambino, quando nasce, quando viene messo al mondo, ha comunque necessità dei genitori, maggiormente della mamma, ma questo non perché lo diciamo io o lei facendo adesso, ma perché è proprio un dato di natura. Certo, cioè, il bambino stesso nel momento in cui nasce, dopo pochi istanti, riconosce l'odore della mamma, cioè c'è un legame che è particolare, che non potrà mai essere, perché la mamma comunque lo cresce dentro di sé per 9 mesi. L'uomo non potrà mai essere a questo stesso livello, per cui bisogna sempre ricordarci che quando si parla di asili nido, di attività, diciamo di supporti da parte della società, devono essere però orientati al bambino, ma non nel parcheggiarlo all'interno degli asili, magari facendoli fare dei tempi pieni ogni giorno, che sono dei ritmi, passatemi i termini, da fabbrica, dove questi bambini arrivano a casa che sono distrutti, ci stanno 10 minuti, mangiano la merendina, un istante dopo si preparano di nuovo per andare magari a suonare a nuoto, a ginnastica. Abbiamo veramente creato una società dove i bambini sono massacrati
già da, io per carità, perché sono passati anni, mi ricordo, cioè, all'epoca mia, cioè, io sono del 72, per carità, sono nell'età di mezzo, chiamiamola così, a me, dopo, però mi viene a pensare che io comunque facevo un tot numero di ore a scuola, a mezzogiorno e mezza mia mamma mi veniva a recuperare a casa, e io comunque quel pomeriggio mi facevo i miei compiti, studiavo, dopo mamma che si andava avanti con gli anni, e dopo, però avevo anche modo di godermi la giornata, il mio tempo libero, di giocare come ero bambino, e non stiamo parlando del secolo, sì, del secolo scorso, però forse non dei 100 anni fa, ecco. Per cui bisogna, secondo me, in qualche maniera dare l'opportunità ai bambini di stare comunque con la famiglia, cercando di conciliare appunto quelle che sono le esigenze di lavoro della donna, però appunto non dimenticandoci di loro, ecco. Se noi adulti ci organizziamo tutto in funzione nostra senza prestare questa attenzione, secondo me rischiamo di farci molto molto male. Stiamo abituando i bambini ai nostri ritmi. Dobbiamo fermarci un attimo, dobbiamo andare in pubblicità, ma ritorniamo subito, avremo modo anche di vedere cosa succedeva nel passato, vedremo appunto che le donne che avevano tanti figli venivano anche premiate economicamente, ma lo facciamo dopo la pubblicità.